Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video per continuare la nostra avventura con le missioni parallele del nuovo DLC Resurrection of F. Infatti ragazzuoli, purtroppo non è stata aggiunta la modalità storia, ma sono state aggiunte solo missioni parallele, per cui questa è quella che svolgeremo oggi, ovvero l'assedio di Freezer alla Terra. Sconfiggi Freezer dorato, poi ci sono ovviamente obiettivi segreti da completare. Qui abbiamo diversi scagnozzi di Freezer, un Freezer e poi ovviamente un Freezer dorato, difficoltà come al solito massima, e questo è quello che possiamo ottenere. Ora ti mostrerò la mia evoluzione: lama dell'imperatore, colpo dell'imperatore, raggio letale dell'imperatore, e poi Freezer torna in vita e potenziato, è giunto sulla terra con i suoi seguaci, spezza l'assedio. Quindi ragazzi, in pratica noi potremo ottenere tutte le mosse di Freezer, infatti, o meglio di Freezer dorato, quindi ragazzi io davvero non vedo l'ora, speriamo di ottenerle, Mi raccomando ragazzuoli, proviamo a superare i 2000 mi piace per i prossimi video di Dragon Ball Xenoverse, appunto su questo DLC. Io scelgo il mio personaggio e poi non so chi altro mi potrebbe aiutare. Vediamo un po', facciamo casuale. Mi compare un Vegeta Super Saiyan di quarto livello, troppo potente. Abbiamo una Videl che morirà credo nel giro di 3 secondi. E un Trunks GT invece ci sta, ci può stare. E poi Towa. Inizia lo scontro ragazzuoli, vediamo quindi cosa sta per succedere. Vedo lì un po' di gente. Oh mamma mia, abbiamo Freezer corpo dorato, cioè volevo dire corpo perfetto perché è dorato. What the fuck, peccato che non riesca a capire se ci sia anche l'altro Freezer. No, probabilmente ragazzuoli, quello arriverà solo successivamente. Ecco, mi trasformo. Per ora ragazzi continuerò ad utilizzare il lampo finale, almeno per questo video. Poi magari nel video successivo potrei rimettere la super sfera evanescente, visto che qualcuno me l'ha scritto nei commenti. Poi volevo aprire una piccola questione riguardo il fatto che faccio ultimamente davvero tantissimi video su Dragon Ball Xenoverse. Questo ragazzi perché in primo luogo il gioco mi piace e credo che questo si noti molto chiaramente, ma soprattutto perché poi ragazzi alla fin fine in questo periodo non ci sono state grandissime uscite. C'è stato forse unicamente The Witcher 3 come gran gioco, però purtroppo sul canale non vi è piaciuto molto e questo mi è dispiaciuto tanto, però appunto ho deciso di interrompere la serie che ovviamente non riprenderò. Ad ogni modo ragazzi, tranquilli perché a breve arriveranno tantissime nuove serie che sono sicuro vi piaceranno. In particolar modo Batman Arkham Knight, di cui vi annuncio già da ora che arriverà un vero e proprio walkthrough. Per cui mi raccomando ragazzi, ogni volta che vedete una nuova serie supportatela sempre con un mi piace, perché in questo modo mi fate capire appunto che volete i video successivi. Chiudiamo ora questa piccola parentesi e dedichiamoci completamente allo scontro. Tra l'altro uno dei nemici è morto, che era quello Banana, Nabana, come cavolo si chiama, sti nomi tutti strani. Allora, cannone dell'innocenza. Non so perché ho avuto un piccolo tentennamento nel pronunciare il nome di questa mossa. Allora, ricarichiamo un attimino l'aura. E tra l'altro ho notato che nel video precedente qualcuno mi ha detto: Joseph, togli il visore è una merda, fa schifo. Cazzo, cioè, ma è solo estetica, non... Secondo me a volte qualcuno di voi si fissa un po' troppo su alcuni dettagli. Anche ad esempio qualcuno mi ha chiesto di cambiare il vestito, ci può stare. Però alcuni ho visto: Joseph, devi cambiarlo, è una merda. Cioè ragazzi, è un vestito. Poi ovviamente ti va a modificare in maniera molto marcata le caratteristiche del personaggio. E proprio per questo motivo io tengo questo vestito, perché è un ottimo compromesso ovviamente per le caratteristiche che io vorrei avere alte. Comunque vediamo un po'. Nel frattempo, tra una chiacchiera e l'altra, questo episodio è molto discorsivo, comunque abbiamo improvvisamente, ecco, via da qua, ci ritroviamo a combattere Freezer dorato. Mi sa che è l'ultimo ad essere rimasto. Forse è l'ultimo combattente. Mi sa di sì ragazzi, per cui incominciamo a spaccargli il culo come si deve. Io mi auguro di completare la missione brevemente, giusto perché quando le completiamo in fretta ci sbloccano tipo cose particolari, come nel nostro caso appunto le mosse di Freezer dorato. Purtroppo io poi diciamo rimpiango un po' la cosa che il video duri poco, questo mi dispiace parecchio, però non mi va nemmeno di forzare troppo i tempi, cioè di far durare i video più del dovuto. Io mi rendo conto magari che molti sono davvero interessati ai miei video e quindi io vi ringrazio un botto, però se un video magari dovrebbe durare, che ne so, 10 minuti, perché io devo provare a forzarlo, a farlo durare di più? Cioè, pensate ragazzi che io quanta più roba riesco a farvi vedere, in meno tempo meglio è, perché recupero tempo io, ma soprattutto recuperate tempo anche voi. Perché dovreste perdere, che ne so, 20 minuti di tempo
quando in realtà potrei mostrarvi qualcosa in 10 minuti. Recuperiamo tutti i tempi e siamo più felici. Comunque, a parte queste piccole storielle, ragazzuoli, ci andiamo a fare un altro lampo finale. Peccato alla grande. Ma cosa? Che potenza è questa? Chi sei? Addirittura Towa che ha paura di Freezer dorato, raga. Che figata. Quindi credo che ormai lui sia in grandissima difficoltà. Ecco qua, ci siamo trasformati. Quindi canone dell'innocenza. Tra l'altro fino ad ora non ho ancora fatto, vediamo se riesco a farlo qui, lo schiato del meteorite. Purtroppo questa mossa è sia buona perché allontana il nemico, però quando ho l'aura piena, appunto, potrebbe essere controproducente. Continua a colpire, bro, bene così. Vai che li facciamo sì 30 colpi, tanto lui è sciocco, non si para, non fa nulla di questo genere. Che poi ora c'è quel Trunks GT che casualmente l'abbiamo scelto, ma io ancora mi chiedo com'è possibile che faccia una Kamehameha, perché a me non mi pare per nulla che nella serie GT lui faccia una Kamehameha, o forse sì. No ragazzi, forse la fa, se non sbaglio contro Lud, ora non ricordo precisamente, però mi sembra che la fa. Quindi ragazzoli, eccoci qui, ormai manca davvero pochissimo. C'era Towa che lo stava prendendo a pugni in una maniera assurda. Che cavolo è successo? Ora proviamo a fare una sfera evanescente. Bene così, e ora ragazzi tocca a noi, andiamo di lampo finale con l'aiuto addirittura di Vegeta. E è sopravvissuto, raga. Concludi, è morto. Quindi ragazzuoli, non abbiamo dato noi il colpo finale, peccato. Vediamo un po', grado D. Ma sul serio? Ma perché questa cosa? Allora ragazzi, non abbiamo sbloccato nulla. O forse sì, ragazzi, abbiamo sbloccato il colpo dell'imperatore. Cioè io a volte faccio grado Z e non sblocco nulla. Ora faccio grado D e mi sblocca un attacco speciale. Wow. In futuro riproverò la missione per ottenere ovviamente un grado più alto. Io per ora ragazzi vi saluto. Mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace per avere il prossimo video, appunto, delle missioni parallele qui su Dragon Ball Xenoverse. Soprattutto ricordate di iscrivervi e di passare sulla mia pagina Facebook e sul mio secondo canale. Trovate ovviamente tutti i link in descrizione. Io vi ricordo che oggi alle 17 arriverà un nuovo video del DLC dedicato completamente a Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Per cui mi raccomando, non perdetevelo. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!